Ciao a tutti, siamo felici di ritrovarvi con noi anche oggi per questo momento, questa lezione molto molto ricca di contenuti. Ma prima di iniziare facciamo quello che facciamo sempre, diamo i saluti. Salutiamo innanzitutto tutti coloro che ci ascoltano, tutti coloro che hanno avuto e prendono passione per questo strumento. Grazie per i feedback e i commenti che ci lasciate, sono un grande incoraggiamento. Però prima di fare questo, oggi siamo come sempre, siamo in diretta su Wipstaff, sulla pagina Facebook di Wipstaff, quindi se non l'hai ancora fatto ti invito a mettere mi piace alla pagina. Quindi ringraziamo Wipstaff e ringraziamo anche Compassion Italia. Vi invito a visitare la pagina, scusate, non la pagina, il sito internet di Compassion che è www.compassion.it e anche tu puoi donare a un bambino una speranza. È più forte della povertà. Ciao Alessandro, come stai? Ciao Luca, tutto bene? Oggi è un giorno speciale, questa è la decima lezione, quindi Wow! siamo gasatissimi. Oggi di cosa ci parlerai? Oggi faremo alcuni ripassi di scale e giri armonici e poi guarderemo ad alcuni arpeggi. Poi abbiamo due canzoni, una si intitola Benedetto sia il Signore e l'altra è Mille Motivi. Quindi guarderemo un po' agli arpeggi, gli accordi e anche le ritmiche. Voglio anch'io ringraziare il team di Whipstaff, voglio ringraziare te Luca e anche i nostri coloro che ci seguono da ormai 10 puntate. E in particolare oggi voglio ringraziare Maddalena della Basilicata perché l'ultima lezione mi ha ringraziato che abbiamo introdotto il concetto di arpeggio. Quindi lei sta aspettando che poi lo applichiamo alle canzoni e io ne approfitto oggi per farlo. Quindi inizierei subito oggi con il barré, perché nelle scorse puntate abbiamo introdotto il concetto di mini barré e semi barré. Oggi cerchiamo di fare il barré completo, quindi con il dito indice cercheremo di prendere tutte le corde sullo stesso tasto. Do subito alcuni suggerimenti perché inizialmente fare il barré può scoraggiare un po' lo studente. Luca, vuoi dire qualcosa riguardo al barré? Qualche esperienza traumatica? Lo è un po' per tutti all'inizio, però lo diciamo sempre, siate costanti e vedrete i risultati. Sì, effettivamente quando si cerca di fare il barré all'inizio, le prime volte ci si scoraggia molto perché il suono che viene fuori non è dei più belli. Però io vi incoraggio con la costanza ogni giorno a provarci e poi vedrai che col tempo le cose miglioreranno veramente. E allora, alcuni suggerimenti per il barré. Come dicevo, il barré si fa con il dito indice, quello che vedremo oggi, e prende tutte e sei le corde. Come il resto poi di tutte le note che facciamo, deve essere preso alla fine del tasto, quindi vicino alla stanghetta. Non coprendo la stanghetta, ma vicino alla stanghetta. Le altre dita devono stare sempre a disposizione, quindi il dito va messo in questa posizione qua, con le altre dita pronte per suonare. E io consiglio di non andare con il dito dritto, adesso metto le dita sotto la tastiera per far vedere meglio, consiglio di non andare con il dito dritto sulle corde, ma di girarlo appena appena in senso antiorario. Quindi fare questa torsione con il dito appena appena, così che possiamo suonare con la costa del dito, con il lato del dito e non con la parte dritta, perché il dito se lo mettiamo così tende a fare la pancia. Quindi le pieghe poi delle falangette, la falangia così, tendono a smorzare le corde. Quindi io consiglio con il dito di girarlo appena appena in senso antiorario e provare a suonare corda per corda, partendo dalla sesta e arrivare fino alla prima, quindi. Se non sentite dei suoni chiari è normalissimo, bisogna soltanto premere più forte e anche stare attenti al pollice dietro, perché il pollice in questo caso si può mettere all'inizio leggermente sotto la metà del manico, quindi non proprio a metà, ma appena appena a metà, così. Sotto la metà, così la mano viene più fuori. Che se teniamo la mano dentro, poi come vedete il dito non fa una linea dritta, ma
ma fa una curva, quindi la mano deve stare per forza fuori. E per aiutarla, io dico di mettere all'inizio il pollice appena appena sotto la metà del manico. Ok, poi potete fa pu puoi fare la prova ad andare più avanti con il tasto, quindi con il secondo tasto ti sposti più avanti e suoni sempre una corda alla volta. In genere con il barré si mettono anche altre dita per fare gli accordi, però ci sono dei casi in cui si può mettere soltanto il barré. Per esempio, a me piace fare questa progressione. La, mi, re, mi e la. Poi si chiude con il mi. Come vedete, c'è soltanto un dito qua che prende 5 corde. E ha un bel suono, e poi chiudo di nuovo e là. Quindi in genere con il barré ci vanno abbinate anche altre dita, però ci sono delle occasioni speciali, particolari, con degli accordi che si mette soltanto l'indice. Comunque questo lo dico per aiutarti, perché mettendo altre dita puoi coprire il barré, quindi alcune note, se non vengono proprio bene con il barré, vengono coperte con le altre dita. Per esempio, se suono il Fa maggiore, come vedi, ci sono terzo dito, quarto dito e secondo dito sulla tastiera. Quindi il barré, pur mettendo il dito su tutte le corde, in realtà suonerà soltanto sulla sesta corda, la seconda corda e la prima corda. Se in mezzo queste note che vengono coperte da questa parte del dito non sono perfette, non è un problema perché sono coperte. Abbiamo diversi accordi che si fanno col barré, anzi direi che tutti gli accordi possono essere presi con il barré. Noi finora abbiamo studiato con gli accordi a posizioni aperte, quindi che hanno almeno una corda che si suona a vuoto, però con il barré è buono e comodo perché con il barré appunto possiamo suonare qualsiasi tipo di accordo. Per esempio il Do maggiore che abbiamo sempre preso così in prima posizione, posizione capotasto, si può prendere anche qua sul terzo tasto. Oppure si può prendere anche qua, sull'ottavo tasto. Ci sono tantissime posizioni per prendere gli accordi. Oppure il Sol. Il Sol abbiamo sempre preso così, oppure la posizione a quattro dita. In realtà si può prendere anche col barré, così. Oppure così. Oppure così. Ci sono tantissime posizioni. È ovvio che se suoniamo tutti gli accordi con il barré, dopo un po' si sfascia la mano perché ci vuole comunque forza per suonare il barré, forza nelle dita proprio. Quindi è meglio alternare il barré con un accordo aperto. Ok, allora io adesso farò qualche accordo comune, lo spiego anche la posizione, così puoi esercitarti anche tu a casa. Questa è la chitarra classica, quindi ha, come abbiamo sempre detto, le prime 3 corde di metallo, scusate, di nylon, e quindi è un po' più da suonare, un po' più morbida. Se invece, però il fatto è che il manico è abbastanza alto, quindi comunque il dito deve lavorare, la mano insomma lavora di più. Invece sulla chitarra acustica, avendo il manico più basso, c'è meno, diciamo, il dito può prenderlo anche un po' più in punta, non è tutto il dito che deve essere usato, però le corde sono in metallo, quindi c'è più fa più male. Quindi io adesso inizio con la chitarra classica, poi dopo farò anche degli accordi con la chitarra acustica. Allora, abbiamo detto il Fa in genere lo prendiamo con il barré. E quindi avremo l'indice che prende tutte e 6 le corde. Poi abbiamo il terzo dito, l'anulare, sulla quinta corda e il terzo tasto. Poi abbiamo il quarto dito sotto l'anulare, quindi sulla quarta corda, terzo tasto. E poi avremo il secondo dito sulla terza corda, secondo tasto. Questo è l'accordo di Fa maggiore. Se shiftiamo tutte le dita di un tasto, quindi un tasto più avanti, avremo il Fa diesis maggiore. Se shiftiamo ancora di un altro tasto, avremo il Sol. Sol maggiore e così via. Sol diesis maggiore, la diesis maggiore, si, do diesis, re e poi si va avanti. Ci sono alcune chitarre che non hanno la spalla qua, che ti consentono di andare più giù con la mano. Io adesso non so, Luca, puoi far vedere la tua chitarra se ha la spalla? Sì, la mia chitarra ha la spalletta mancante.
quindi consente, come diceva Alessandro, di andare un po' più giù. In questo caso arriviamo al 14esimo, anche 15esimo tasto con un barré completo. Infatti la chitarra classica in genere ce l'ha la spalla, quindi in genere si mette, questa è pura tecnica, si mette il pollice sul 12esimo tasto che è l'ultimo e poi le altre dita vanno a suonare. Se non avesse la spalla sarebbe molto più comodo. Ok, poi abbiamo altri accordi che si prendono sempre con il barré. Questa diciamo è una posizione abbastanza alta perché il resto delle dita vanno in alto. C'è una posizione più bassa in cui mettiamo le tre dita una corda in giù rispetto a prima, quindi avremo il barré sempre sul primo tasto, però questa volta la sesta corda non la suoneremo, quindi risparmiamo una corda. Poi abbiamo il secondo dito sulla quarta corda, terzo tasto, terzo dito, cioè l'anulare, sulla terza corda, terzo tasto, e poi il mignolo sotto l'anulare, sulla seconda corda, terzo tasto. Come vedete, tutte le dita vanno insieme, sullo stesso tasto, una sotto l'altra. Sarebbe là poi alla fine, spostato di un tasto, quindi si bemolle. Più avanti abbiamo il si, poi il do, do diesis. Se non dico niente dopo tipo l'accordo, dopo il do, io intendo do maggiore, quindi do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis, sol. E qua mi fermo, non riesco più a fare. Invece Luca riesce ad andare avanti. Quindi, come vedete, la spalla mancante comunque agevola anche il barré. Questi sono, quindi queste sono alcune delle posizioni del barré, quindi abbiamo visto una posizione alta in cui sarebbe la forma dell'accordo di mi spostato di un tasto, oppure di due, di tre, di quattro, quindi è il mi che si sposta avanti e indietro, però ha il barré dietro. Poi abbiamo la posizione dell'A, cioè la forma dell'A che si sposta e quindi ha bisogno, come se il capotasto, questo pezzo qua, si spostasse, no? Così. E poi ci sono ancora altre posizioni, per esempio c'è il do. Se prendiamo il do così, mettendoci il barré diventa do diesis. Re, re diesis, mi, fa. Quindi, come vedete, ci sono tantissime opzioni per suonare, sia con il barré che senza il barré. Sta proprio a discrezione del musicista, il chitarrista, decidere quali sonorità usare e anche a volte anche quale comodità, perché non è sempre facile suonare con il barré. Poi abbiamo visto l'altra volta che abbiamo il capotasto, che è un po' agevola, se non volete fare proprio il barré si può mettere anche questo. A me personalmente fa molto comodo perché a volte ci sono delle sonorità molto belle, tipo suonando in sol, ci sono delle forme belle che posso utilizzare se la tonalità è in si bemolle, però mi piace la sonorità delle forme, no? Degli accordi di sol maggiore, basta mettere tipo il capotasto sul terzo tasto e si suona con il sol sul sesto tasto. Ok, quindi il capotasto ha la sua utilità sia per non suonare con i barré, ma anche come sonorità. Bene, adesso passiamo al giro armonico di Re maggiore e relativa a scala maggiore. Per fare il Re maggiore oggi useremo finalmente il barré. Quindi abbiamo accordo di Re maggiore. Quindi quinta e sesta corda non le suoniamo, quarta corda a vuoto, primo dito, terza corda, secondo tasto, terzo dito, seconda corda, terzo tasto, secondo dito, prima corda, secondo tasto. Questo è il Re maggiore. Abbiamo poi il Si minore. La sesta corda non si suona, mettiamo il barré che copre cinque corde o anche sei se volete, se non state lì a giocare su una corda. L'importante è che poi la sesta corda non venga suonata. Terzo dito, quarta corda, quarto tasto, quarto dito, terza corda, quarto tasto, secondo dito, seconda corda, terzo tasto, quindi Si minore. Il Mi minore lo conosciamo già, si suonano tutte e sei le corde, primo dito, quinta corda, secondo tasto, secondo dito, quarta corda, secondo tasto. E poi abbiamo il La settima, quindi toglieremo l'indice. Lasceremo il medio sulla quarta corda, secondo tasto, e aggiungiamo
il terzo dito sulla seconda corda, secondo tasto. La sesta corda non va suonata, quindi abbiamo la settima. Quindi, ricapitolando, abbiamo Re maggiore, Si minore, Mi minore e la settima. Qui poi puoi esercitarti con le varie ritmiche che abbiamo già fatto, per esempio i quattro quarti. Uno, due, tre, quattro. Oppure altre che abbiamo già studiato. Uno, due, tre, quattro. Come abbiamo già detto precedentemente, se vuoi utilizzare un'altra diteggiatura puoi farlo tranquillamente. Per esempio il minore si può fare così, con l'indice e il medio, ma anche con il medio e l'anulare, sempre nello stesso tasto, stessa corda. Quindi dipende poi dalla canzone. Per esempio qui è comodo fare il mi minore con indice e medio, perché poi dopo è la settima, il secondo dito rimane sulla quarta corda. Quindi è comodo, non devi spostare le dita. Bene, adesso andiamo a studiare la scala di Re maggiore. La scala di Re maggiore la studieremo, in questo caso, con la quarta corda a vuoto, poi abbiamo indice sulla quarta corda, secondo tasto, e poi anulare sul quarto tasto. Ci spostiamo poi sulla terza corda a vuoto, Sol, primo dito, secondo tasto, seconda corda a vuoto, primo dito, secondo tasto, secondo dito, terzo tasto. Poi abbiamo prima corda a vuoto, secondo tasto, terzo tasto, quinto tasto, settimo tasto, nono tasto e decimo tasto, e poi torniamo indietro. Quindi decimo, nono, settimo, quinto, terzo, secondo, mi a vuoto. Poi abbiamo terzo tasto, seconda corda, secondo tasto, corda a vuoto, terza corda, secondo tasto, terza corda a vuoto, quarta corda, quarto tasto, secondo tasto, corda a vuoto e abbiamo finito. Quindi la ricapitolo, anche in questo caso come l'altra volta possiamo usare il tocco libero, indice medio o anche il tocco appoggiato. Quindi questo è il tocco libero, le dita vanno verso l'alto, tocco appoggiato, le dita vanno verso la buca, appoggiandoci sulla nota, sulla corda superiore. Quindi adesso passiamo a degli arpeggi. Facciamo due arpeggi oggi, che abbiamo già visto anche le altre volte, però oggi ci servono uno perché se l'ha chiesto Maddalena e l'altro perché lo applicheremo a delle canzoni. Quindi abbiamo come esercizio, possiamo fare pollice, sesta corda, indice, terza corda, medio, seconda corda, anulare, prima corda. Medio, seconda corda, indice, terza corda. Quindi praticamente faremo una nota col basso, le altre tre dita vanno sempre a suonare le prime tre corde, con terza, seconda, prima, seconda, terza, quindi giù e su. Sesta, terza, seconda, prima, seconda, terza, sesta, terza, seconda, prima, seconda, terza. Poi potete anche velocizzare, anzi, dobbiamo anche velocizzarla poi. Proviamo a suonarla con gli accordi del giro di Re maggiore, quindi abbiamo il basso alla quarta corda, Si minore, quinta corda,
corda, la settima, quinta corda col basso. Questo si chiama 12 ottavi, oppure 6 ottavi, il tempo terzinato. Abbiamo poi il tempo binario, un arpeggio per due arpeggi per il tempo binario. E uno è pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice. Adesso lo dico lentamente. Allora, pollice, sesta corda, indice, terza, medio, seconda, indice, terzo, terza corda, anulare prima, indice terza, media secondo, seconda corda e indice terza corda. Quindi lentamente sarà sesta, terza, seconda, terza, prima, terza, seconda e terza. Quindi sesta, terza, seconda, terza, prima, terza, seconda, terza. Quindi re, abbiamo poi l'ultimo arpeggio per oggi, sarà pollice, indice, scusate, pollice, indice, media anulare insieme e indice, quindi sarà così. Un po' più difficile perché dobbiamo suonare adesso media anulare insieme, quindi pollice, quarta, se suoniamo sul giro di sull'accordo di re maggiore, quarta, terza, seconda e prima insieme e terza, quindi pollice, indice, media anulare insieme, indice, quarta, terza, seconda e prima insieme, terza. Bene, Luca, c'è qualcosa, qualche commento, qualche domanda? Sì, due domande. Una alla quale abbiamo già risposto, però è buono, sai, come dicevano, ripetere gioca. Allora ci chiedono, quindi, se Alessandro ha detto che la chitarra classica è più morbida, di conseguenza è più facile fare il barré sulla chitarra classica? Puoi rispondere, Alessandro? Al 50% sì, l'altro 50% no, perché il manico è più alto e quindi il dito deve coprire più superficie. Poi la seconda domanda è, ma in questo esercizio sarebbe buono usare il metronomo? Sì, sempre. Il metronomo deve diventare il tuo migliore amico. Ok, queste erano le due domande, grazie. Grazie, belle domande. Mi fa piacere che stiamo interagendo anche. Ok, adesso analizziamo la canzone Mille motivi, che la traduzione non è proprio fedele perché in realtà sono 10.000 motivi o 10.000 ragioni. Io qua ho una versione che non so chi l'ha fatta, chi l'ha tradotta, però Luca, vuoi dire tu qualcosa sulle versioni? L'altra volta hai accennato a qualcosa. Sì, se non sbaglio, questo è un pazzo, anche questo è di Matt Redman, giusto? Sì, penso di sì. Sì, Matt Redman. Ok, quindi basta andare su YouTube e scrivere. Ora io non so come si pronuncia in inglese, magari mi puoi aiutare tu, Alessandro. Yeah, 10,000 reasons. Ok, possiamo scrivere questo su YouTube e troviamo sicuramente la versione originale. Vi ricordiamo sempre, proprio per amore di giustizia, che qualsiasi testo abbiate, qualsiasi versione italiana tradotta e adattata fatta in chiesa, vanno tutte bene. Noi non usciamo fuori dalla struttura melodica, però se volete trovare la canzone originale, cercatela su YouTube e avete il pezzo originale dove poterla studiare. Sì, esatto.
Andiamo a guardare un attimo gli accordi, anzi la suono prima, così abbiamo un'idea per coloro che non la conoscono. Benedici Signore, anima mia, adora il tuo santo nome, canta come non hai fatto mai, il nome tuo adorerò, il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te, non so ancora che mi aspetta, ma fino a sera ancora canterò. Chiedo scusa, ma mi sono perso anch'io nella versione, perché in genere la canto in inglese. Ho provato oggi a ripassarla con questa versione, ma non mi entra tanto. Ale, è il bello della diretta, cioè nel senso siamo naturali e questo ci piace. Chiedo scusa a chi mi sta ascoltando comunque, ad ogni modo. La canto sempre in inglese perché io, come sapete, in genere vivo all'estero, mi ritrovo in Italia adesso perché per via della pandemia. Sì, allora, volevo dire questo. Le canzoni di Matt Redman e di Chris Tomlin sono altissime. Quindi una prima cosa da fare in genere è la traduzione. E io consiglio di prendere delle traduzioni che ci sono già in giro, non andare a mettere di nuovo un'altra traduzione, se no non si finisce più. Ognuno poi canta la sua traduzione. Questo è un mio consiglio, ovvio, il consiglio è anche un parere, quindi è il mio parere. E poi l'altra è di provare a abbassare un po' la tonalità se non ci si arriva, perché se cantiamo queste canzoni con la chiesa, poi diventa veramente difficile cantare, la canterebbero solo alcuni. In questo caso la canzone è suonata in re, l'ho presa da una chiesa e quindi ne ho approfittato perché abbiamo fatto il giro di re maggiore. Quindi gli accordi sono re, che lo conosciamo già, l'abbiamo visto oggi, poi sol, re, la e si minore. Sol, re. Ok, qua si può fare la quarta o la sospeso, che si fa così. Quarta corda vuoto, quinta corda vuoto, quarta corda secondo tasto, terza corda secondo tasto e poi abbiamo il terzo tasto della seconda corda. Questa sarebbe poi la quarta, la nota di re. Quindi facciamo la quarta, la. Si può anche usare il mignolo volendo fare la quarta, la. Quindi poi abbiamo gli altri accordi, sono già, li conosciamo già, sono sol, re, poi sol, la, si minore, sol, la e re. Poi abbiamo questo, il sole sorge, quindi sol, re, la, si minore, sol, re, la, si minore, uguale, sol, re, la, si minore, sol, re, la, si minore. Poi qua si può mettere anche qua l'accordo di quarta o l'accordo sospeso, aggiungendo il mignolo sulla prima corda e il terzo tasto, questo è re quarta. Ok, per quanto riguarda la ritmica, io ho usato quella che in genere stiamo usando in questi giorni, quindi è 1, 2, 3, 4, giù, 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 su, giù, 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 su. Benedici il Signore, anima mia, adora il suo santo nome, canta
come non hai fatto mai, il nome tuo adorerò. Ok, questa è una possibilità, è quello più comune che in genere si suona, che è molto semplice, quindi abbiamo tre pennate in giù e poi due giù e su, quindi giù, 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 su, giù, 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 su. Poi io vi do anche un'alternativa, si potrebbe fare anche giù, 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 su, giù, su, giù, 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 su, giù, su, quindi... Non so se qualcuno l'ha notato, io là non lo faccio con le tre corde, lo faccio con un semibarré, cioè perché così ho la possibilità di avere le altre dita disponibili, quindi schiaccio il dito e prendo un semibarré dalla quarta, terza e seconda corda. All'inizio sarà un po' difficile, però mi trovo bene perché così posso usare anche le altre dita. Bene, andiamo velocemente all'arpeggio, quindi l'arpeggio sarà, l'abbiamo fatto prima, quindi sarà pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice, quindi quarta, terza, seconda, terza, prima, terza, seconda, prima. Benedici il Signore, anima mia, adora il tuo santo nome, canta come non hai fatto mai, il nome tuo adorerò. Poi l'altro arpeggio che abbiamo fatto era pollice, indice, medio, anulare insieme, indice e pollice. Benedici il Signore, anima mia, adora il tuo santo nome, canta come non hai fatto mai, il nome tuo adorerò. Ok, andiamo avanti adesso con la seconda canzone, che è un po' diversa, è una canzone che io ho cantato tantissimo in Giappone per le mie l'ora felice con i bambini, e questo lo facciamo in mi maggiore, si chiama Benedetto sia il Signore. Benedetto sia il Signor, benedetto sia il Signor, benedetto sia il Signor, Re Gesù. Benedetto sia il Signor, benedetto sia il Signor, benedetto sia il Signor, Re Gesù. In nome di Dio, una forte il giusto vi corre, salvo sarà, il nome di Dio è una fortezza, il giusto vi corre, salvo sarà. Luca, faccio tanta fatica a cantarle in italiano queste canzoni, perché sono abituato a cantare in inglese tutti i giorni, le facevo in inglese e quindi faccio fatica. Le ho studiate anche in italiano, ma non mi entrano. Quindi un consiglio che do prima a me stesso e anche a voi,
tornateci su tante volte in italiano perché hanno delle metriche diverse. Purtroppo non si riesce a seguire perfettamente la metrica originale. Vuoi dire qualcosa, Luca? Sì, naturalmente adesso tutte le persone che stanno guardando questo canto, che sono alle prime armi, si chiederanno ma che cosa sta facendo? Perché comunque diciamo che hai fatto qualche arricchimento un po' sul blues, quindi sono dei fraseggi che poi possono essere studiati con la pratica, però adesso Alessandro ci farà vedere gli accordi semplici. Esatto. Allora, gli accordi sono Mi maggiore, che lo sappiamo già prendere, quindi secondo dito, quinto tasto, secondo dito, quarta corda, secondo tasto, terzo dito, quarta corda, secondo tasto, primo dito, terza corda, primo tasto. Questo è Mi. Poi abbiamo il La. Possiamo prenderlo anche solo con due dita, quindi questo diventa La seconda. Abbiamo quinta corda a vuoto, secondo dito, quarta corda, secondo tasto, terzo dito, terza corda, secondo tasto. E poi prendiamo il Si settima, lo prendiamo così. Allora, sesta corda non si suona, secondo dito, quinta corda, secondo tasto, primo dito, quarta corda, primo tasto, terzo dito, terza corda, secondo tasto, seconda corda a vuoto, quarto dito, prima corda, secondo tasto. Sono tutte le dita utilizzate, quindi ricapitoliamo. Secondo tasto, quinta corda, primo tasto, quarta corda, secondo tasto, terza corda, seconda corda a vuoto, prima corda, secondo tasto. Per la ritmica possiamo usare tutte pennate in giù. Benedetto sia il Signore. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore Gesù. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore Gesù. Molto semplice. Però oggi ti voglio insegnare un trucchetto, anzi ce ne sono due. Iniziamo prima con quello di smorzare la tensione sull'accordo. Ci sono delle pennate che magari vogliamo cambiare, cioè vogliamo dare più intensità e quindi dobbiamo aiutarci con entrambe le mani. Non basta soltanto mandarla giù così. Possiamo anche in alcune pennate smorzare un po' la tensione sull'accordo. C'è ancora il suono, però è smorzato. Si sente, Luca? Si sente. Ok, sentite che c'è una pennata diversa. Quella pennata è quando io smorzo un po' l'accordo, cioè lascio sempre le dita sulle corde ma non le premo, le appoggio, quindi questo è il suono. Questo sarebbe il suono se premo. Se mollo la tensione sarà così, quindi adesso io lo sto accentuando. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore Gesù. Ecco, l'ho accentuato molto per far capire. Questo è un primo trucchetto. Ce n'è poi un altro che possiamo usare, il mignolo. Ovviamente è più limitato il mignolo perché ci sono alcuni accordi che il mignolo lo usiamo per fare proprio l'accordo. Quindi sarà così. Come vedi, io metto l'indice, il mignolo sopra alle corde, più avanti dell'accordo, in questo caso nel terzo tasto, alla fine del terzo tasto, e questo è il suono, quindi è un suono percussivo, non è più un suono di note, ma è percussivo, quindi... Benedetto sia il Signore,
sia il Signore. Ecco, quindi ci sono due modi che noi possiamo usare per dare una pennata diversa, quindi un suono più percussivo. Uno è di mollare leggermente la tensione sulle note, quindi anziché premere sulle corde, anziché premere sulle corde, appoggiare solamente le dita e avere questo suono smorzato. Ovviamente le corde a vuoto suoneranno sempre, quindi c'è sempre tipo metà accordo e metà percussione. Questo è il suono percussivo. Si sente anche un po' il suono del Mi maggiore e le altre corde sono a vuoto, suonano perfettamente. E poi invece c'è l'altro che è l'effetto che dà il mignolo coprendo le corde. In questo caso il suono non si sentirà più, sarà più un suono percussivo. Se si utilizza questa tecnica, dobbiamo fare in modo che il mignolo sia sempre libero. Quindi, se fate un accordo del genere, non possiamo usare il mignolo. Dobbiamo per forza fare lo smorzamento con le dita. Quindi, in questo caso, la canzone, io ho scelto apposta l'accordo di si settima in questo modo, perché mi permette, togliendo il dito dalla prima corda, non suonando ovviamente più la prima corda, di avere questo effetto. Ok, quindi ci sono queste due possibilità quando suoniamo, anziché suonare sempre la stessa cosa. Possiamo fare... Oppure... Poi per quanto riguarda il modo in cui l'ho suonata io, poi se le lezioni andranno avanti e speriamo magari di riuscirci, piano piano introdurremo altre cose che si possono fare, tipo... Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore. Come vedete, solo è un dito che fa questo effetto. È il mignolo che va a premere sul quarto tasto della quinta corda. Ta-ta. Cioè, quello che noi prima facevamo così, questa volta io suono proprio. Ecco, diciamo, dobbiamo... Luca, pensiamo magari a una lezione dove insegniamo queste cose per abbellire un po' le canzoni. Questo corso base, diciamo, le prime lezioni, 10 lezioni erano dedicate proprio alla base. Adesso magari possiamo andare un po' più in profondità. Grazie Luca, è stato un piacere anche oggi stare con te e con tutti i nostri ascoltatori. Passo a te la parola. Grazie a te Alessandro. Abbiamo appena finito la lezione numero 10. Quindi, come diceva Alessandro, ci siamo impegnati a cercare di toccare un po' tutti gli argomenti che riguardavano la base, non rendendola troppo teorica, ma rendendola il più pratica possibile. Ne approfitto per salutare i nostri registi, la nostra regia Lori e Rosario, che stanno sempre dietro le quinte, però fanno un grande lavoro. Grazie a te Alessandro per la passione che trasmetti ogni volta che tocchi lo strumento e il modo in cui insegni. Davvero grazie per il tuo tempo, non è scontato. Volevo salutare anche Roberta che ci ha mandato un messaggio e ha detto che ci si rivedrà tutte e 10 le lezioni. Grande Roberta! Grazie e salutiamo, ringraziamo la pagina di Whipstaff che ci ospita, vi invitiamo a mettere mi piace e vi invitiamo a visitare anche la pagina, scusate, sbaglio sempre, il sito internet www.compassion.it per poter donare una speranza che è più forte della povertà a un bambino o più bambini. Che Dio continui a benedirci, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao!